Un 38enne ricoverato all'ospedale di Codogno in terapia intensiva, risultato positivo al test del coronavirus. Santo Dio, è mai possibile che la gente arriva dalla Lombardia, arriva dal Veneto e all'aeroporto? Nessuno controlli. Il presidente della regione 2 settimane fa aveva chiesto a Conte maggiori controlli nei porti, negli scali, nelle stazioni ferroviarie e dei pullman, intascando un no. Lei è stato uno dei primi a, prima con le parole, ma poi anche con un'ordinanza firmata, a far capire quella che è la situazione siciliana e soprattutto che cosa attende in Sicilia le persone che scelgono di lasciare le zone rosse per arrivare nella sua isola. Guardi cosa è arrivato da Roma, questo è un panno che di solito si usa con un po' di detersivo per pulire il tavolo, non può essere una mascherina, no. Non si può andare in guerra con le fionde. Quell'aereo alle mie spalle è appena arrivato dalla Cina, ha portato 40 tonnellate di materiale per difenderci dal coronavirus. Nell'isola ci sono 6 Covid hotel. Si tratta di strutture nelle quali vengono ospitati i pazienti positivi non gravi che non hanno dove trascorrere il periodo di quarantena. La Sicilia potenzia le terapie intensive e subintensive. È la misura di rafforzamento prevista dal decreto legge numero 34 del 19 maggio scorso, che interviene sulla rete ospedaliera in emergenza Covid adottata dal governo regionale Musumeci. A nome di tutta la mia famiglia ringraziamo i medici, infermieri, infermiere, infermiere di Ospedale di Palermo che mi hanno salvato la vita. Siamo stati all'hotspot su 195 posti disponibili e omologati, ci sono circa 700 migranti. Non è possibile tutto questo, non è possibile. Rom si svegli. Abbiamo reperito una fornitura di 2 milioni di nuovi tamponi rapidi, 1 milione saranno già in Sicilia giovedì e ci daranno la possibilità di ottenere un'azione di screening. In meno di 48 ore sono stati complessivamente 30.620 tamponi rapidi effettuati su altrettanti cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione, organizzata nei drive-in allestiti in circa 30 città dell'isola. Sono qui per dire grazie al personale sanitario impegnato in questa linea di trincea per assicurare che i passeggeri in arrivo in Sicilia, in questo caso nell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, possano non essere positivi. Gli artisti siciliani uniti per la lotta al Covid cantano il brano inedito Viene Natale, un progetto lanciato dalla regione per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di medici e infermieri che hanno perso la vita combattendo in prima linea negli ospedali. Pensiero che tocca il tuo cuore.